cari amici di Cristo, ma di che cosa ci vogliamo ancora meravigliare se queste risposte non arrivano? Hanno risposto fatti per il sindaco, le nomine del consorzio ministeriale, avremo l'effetto sorpresa, nomine già avvenute, come è stato per il consiglio di amministrazione di Casa Ambiente, come è stato per gli organi di valutazione. Il stesso quello che dice il consigliere Bassano, non abbiamo avuto mai la mandanza, la forza di analizzare una relazione di questi organi di vigilanza. È la stessa polemica che facevamo al precedente consiglio comunale, nel quale io chiedevo: ma come verranno scelti questi professionisti? E questo è lo stesso principio che forma questa amministrazione dall'inizio della successione di Cialenzi. Sindaco, ci continua a ripetere che vanno rispettate tutte le norme. Ce lo abbiamo, perché il rispetto delle norme è minimo. Poi entra in vigore l'opportunità, la decenza e altre questioni di ordine etico che a volte sfuggono, come la decenza appunto di evitare che parenti e amici siedano dei vari consigli di amministrazione, dei vari organi di sottogoverno. Però sappiamo bene che le cose finora sono andate diversamente. Quindi vi prego, ma che risposta volete avere dal sindaco? Se il sindaco intende revocare questi organi, ne abbiamo chiesto mezzo a gran voce tutti quanti noi, abbiamo chiesto addirittura di revocare il concetto, perché erano scelti in base all'ordine che non rispettavano e secondo noi non rispettano la legge. Quindi purtroppo la situazione è abbastanza indecorosa. Io ovviamente non posso far altro che dare forza all'appello del PD, se il sindaco vuole prendere quantomeno l'impegno qui in consiglio comunale, proponendo di fare una valutazione comparativa veramente dei curriculum delle persone che devono partecipare a questi impatti, ma di farla pubblica, aperta a tutti quanti noi. Cioè di farci capire veramente qual è il criterio di selezione, ma vi dirò di più. L'UDC si è scagliato innumerevoli volte contro questa abitudine di abusare delle consulenze esterne, perché è il modo per distribuire prebende tra i membri della maggioranza. Ed è un fatto stupido sul quale non si può transigere. Andare avanti di questo passo significa pagare, se noi abbiamo pagato migliaia di euro per redigere un book inutilizzabile, che noi abbiamo ampiamente criticato, l'abbiamo detto anche in consiglio comunale, quanto fosse inutile approvare quel determinato book. E tra parentesi, non è stato neanche ancora portata la provincia. Abbiamo ancora un iter che si deve svolgere in questo book. L'abbiamo approvato come se fossimo arrivati all'ultimo giorno utile, come se non ci fosse più tempo, dovevamo far scattare queste norme di salvaguardia. Vediamo cosa è scattato. È scattato un principio diverso dalla salvaguardia. Tant'è vero che poi andiamo ad approvare il piano casa che contraddice completamente quello che dice. Queste sono le anomalie di questa amministrazione. Quindi non c'è altro da aggiungere se non un appello accorato a che il sindaco veramente prenda un impegno solenne di rispettare il regolamento prima richiamato dal consigliere Bassano sulla nomina all'interno dei posti, diciamo, dei posti di sottogoverno, perché un regolamento c'è, una legge interna ce la siamo data, perlomeno rispettiamola. Grazie. Solo per chiedere al Presidente del Consiglio se una volta terminato il giro di intervento su questa domanda, che non ha tirato
del gioco e che noi ascoltiamo tranquillamente, serenamente, perché è giusto che tutti quanti si scrivano, anche se non si tratta di tecniche, talente, all'ordine del giorno. Se però poi riusciamo a darci un tempo per il quale abbiamo una discussione su quello per cui siamo stati chiamati oggi, questo non significa che non siamo interessati nella maggioranza di questo argomento, però se dobbiamo avviare un dibattito su questo, vuol dire che cambiamo l'ordine del giorno, o richiamo il Consiglio Comunale, o quantomeno convochiamo il Consiglio Comunale su questa domanda. Però cortesemente agli amici dell'opposizione, terminato il giro di intervento, cominciamo il lavoro per cui siamo stati chiamati. Dopodiché, se è un punto a tempo distinto, ci si può anche un attimino accantonare fuori, col sito che chiede le varie risposte ai vari gruppi. Cominciamo a parlare, che è molto l'abbiamo fatto, facciamo una lezione. Non si può ancora più semplice offendere, parlare male, denigrare, tutto qui, si può scuotere come si può. Cerchiamo di restare in un ambito di decoro e di rispetto.